Buonasera da TG Parlamento, alla vigilia domani nell'Aula del Senato del voto di fiducia sulla manovra economica del governo è il Presidente del Consiglio Berlusconi a rilanciare sul tema della ripresa. Il Premier si rivolge in particolare agli imprenditori per invitarli a non attardarsi in inutili lamentele e a mettere in atto invece nuove iniziative per lo sviluppo. Ci riferisce Giovanni Battista Tomassini. Non possiamo limitarci a piangere sui danni causati dalla crisi economica, dobbiamo invece ricercare tutte le strade possibili per accelerare e consolidare la ripresa. A dirlo è il Presidente del Consiglio, che in una nota rivolta all'Associazione dei Costruttori invita a passare dalle lamentele sul passato alle proposte concrete per il futuro. Per il Ministro Tremonti l'austerità è però una necessità che serve a porre basi solide per la ripresa. La manovra economica, dice, va in questa direzione. Nel Paese c'è diffuso e profondo il senso della responsabilità. Naturalmente ci sono stati elementi e segmenti che hanno più o meno manifestato la loro contrarietà, ma nell'insieme il Paese ha tenuto, tiene e terrà. Il governo attribuisce alla manovra una straordinaria importanza, proprio per questo, spiega in aula al Senato il ministro Vito, ha deciso di porre la fiducia. Il maxi emendamento presentato dall'esecutivo contiene gran parte delle modifiche apportate in commissione, con qualche novità, a cominciare dalla dilazione in 10 anni delle tasse dovute dalle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. Vengono inoltre poste alcune limitazioni alla segnalazione certificata di inizio attività con la quale si potrà avviare un'impresa. Non potrà essere usata per richieste come il permesso di soggiorno, il porto d'armi o nei casi in cui sussistano vincoli ambientali. Nel testo resta invece la proroga al 31 dicembre di quest'anno dei pagamenti delle multe per le quote latte, una questione che vede contrario il ministro dell'Agricoltura Galan, che intende intervenire in proposito nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Duro il giudizio delle opposizioni, per la capogruppo PD Finocchiaro la manovra è insopportabile. È intollerabile che si faccia una manovra finanziaria che fa pagare tanto, anche sotto il profilo dei diritti sociali, ai cittadini più deboli e che le grandi rendite, i grandi patrimoni non paghino una lira. È intollerabile che non ci sia una misura soltanto che riguardi le giovani generazioni. La maggioranza però difende il provvedimento, serve, dicono PDL e Lega, a rimettere i conti in ordine a fronte della crisi internazionale. Alcuni paesi sono finiti nel baratro, altri paesi governati dalla sinistra hanno tagliato senza nessun riguardo per la giustizia e per la coesione sociale. Noi abbiamo fatto una manovra che guarda questo e guarda il rilancio dell'economia. Le dichiarazioni di voto domani alle 9.30, il voto prima dell'ora di pranzo, poi il provvedimento passerà alla Camera. E un invito a tutte le forze politiche ad una comune responsabilità per ridurre il debito pubblico è venuto anche dal Presidente Napolitano in visita ad Udine, un invito che è stato anche un appello alla coesione nazionale, come ci riferisce Angela Bianchi. Senza coesione l'Italia si perde. Il Presidente della Repubblica rilancia un nuovo forte appello all'unità nazionale, altrimenti, avverte, rischiamo di perderci nella globalizzazione. Come dire, solo uniti ce la faremo, a cominciare dal superamento della crisi economica e dalla soluzione di quel fardello del debito che frena il nostro Paese. Noi tutti, di qualsiasi parte d'Italia e voi di qualsiasi parte politica, non possiamo sottrarci in nessun modo a questa responsabilità collettiva. Insomma, una comune assunzione di responsabilità e il rinnovato pressante invito del Capo dello Stato, preoccupato per il clima politico, e dalla Friuli, regione a statuto speciale, non poteva mancare un riferimento alla Costituzione, che, ha sottolineato Napolitano, si può anche modificare, ma resta comunque altamente lungimirante, perché salda in modo inscindibile l'unità della nazione italiana e la promozione delle autonomie. Quindi unità e federalismo possono e devono camminare di pari passo, senza contrasti. E a conclusione di un vertice a Palazzo Chigi col presidente Berlusconi, il sottosegretario Nicola Cosentino ha annunciato le sue dimissioni dal governo. Una decisione condivisa col premier, che si è detto convinto però che Cosentino sia estraneo alle vicende che gli vengono contestate. Cosentino comunque, è stato confermato dal vertice PDL, resterà coordinatore del partito in Campania. Sentiamo Ilaria Capitani. Ma la motivazione è la quinta volta che si calendarizza una mozione analoga e quindi il Parlamento continua a perdere tempo su fatti assolutamente
che non mi riguardano e che sono inconsistenti. Spiega così Nicola Cosentino le sue dimissioni da sottosegretario all'economia dopo giorni di bufera mediatica e giudiziaria. Mi dimetto ma sono estraneo a tutte le accuse, dice, lascio il governo per concentrarmi sul PDL in Campania. Coinvolto nell'inchiesta sulla cosiddetta P3, accusato di tramare contro il governatore campano Caldoro del suo stesso partito, aveva oggi a lungo parlato con il premier Berlusconi a Palazzo Chigi durante un vertice di maggioranza. Al termine della riunione anche Berlusconi commenta, scelta condivisa, dice, Cosentino è estraneo alle accuse e continuerà a lavorare nel PDL. Cosentino dunque lascia l'esecutivo ma non rinuncia ad una stilettata nei confronti del presidente della Camera Fini, che aveva fissato alla prossima settimana la discussione sulla mozione di sfiducia di PD, UDC e Italia dei Valori, nonostante la contrarietà di PDL e Lega. Fini vuole il potere del partito, dice Cosentino. La sua vicenda è quella del sottosegretario Caliendo, anch'egli indagato, al centro pure del Question Time, con la richiesta di dimissioni di PD e Italia dei Valori e il ministro Vito a sottolineare la necessità di aspettare gli accertamenti giudiziari su notizie di stampa, poi il passo indietro di Cosentino. Era ora, soltanto chi non ha il senso del limite, il senso della vergogna, poteva pretendere di fare il sottosegretario, di essere un uomo di governo con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione segreta per cospirare contro il governo del paese e per cospirare contro la legalità. Una vittoria delle opposizioni, commenta Franceschini, un gesto di ragionevolezza, aggiunge Casini, e il PDL ribatte, non accettiamo lezioni di moralità da nessuno. Un atto di responsabilità da parte dell'onorevole Cosentino che permette di evitare qualsiasi polemica pretestuosa e strumentale da parte dell'opposizione sull'azione del governo. L'onorevole Cosentino certamente continuerà, come ha sempre fatto, a ribadire la sua estraneità a tutti i fatti che gli vengono imputati. E in serata il presidente della Camera Fini ha commentato dimissioni indispensabili e doverose. E passiamo all'attività legislativa con l'approvazione all'unanimità da parte della Commissione Trasporti della Camera della riforma del codice della strada, un voto espresso in sede legislativa per cui ora il testo passerà direttamente all'esame del Senato per il sì definitivo. Ma vediamo intanto quali sono le novità in arrivo per gli automobilisti col servizio di Antonio Savi. C'è chi lo chiama federalismo stradale, è una delle novità contenute nel testo sulla sicurezza stradale. Prevede che gli introiti delle multe degli autovelox andranno per la metà all'ente da cui dipende l'organo che ha accertato l'infrazione e l'altro 50% all'ente proprietario della strada che impegnerà quei soldi per la manutenzione e messa in sicurezza della viabilità regionale. Novità che hanno messo tutti d'accordo. Maggioranza e opposizione hanno infatti insieme detto sì all'obbligo per le minicar di non superare i 45 km orari. Multe fino a 4.000 euro per chi le trucca e chi le guida deve avere un patentino e superato un esame pratico. Pugno duro anche contro chi beve alcolici, zero alcol per i neopatentati. Chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni non potrà bere neanche un sorso di birra o vino prima di mettersi alla guida. Stessa sorte per chi si mette al volante per lavoro, come tassisti, camionisti e conducenti di autobus. Il giro di vite prevede anche che chi commette più infrazioni in un anno debba rifare l'intero iter per riottenere la patente. Prevede per la prima volta che sia tolta la patente a coloro che commettono nello stesso anno 3 infrazioni. La patente viene tolta e deve essere ridata. È una norma che ha visto naturalmente il governo e il Parlamento d'accordo. Altra novità, il foglio rosa si potrà prendere a 17 anni per chi ha già la patente A. È obbligatorio un corso di guida pratica di almeno 10 ore e ad accompagnare l'aspirante patentato dovrà essere una persona in possesso della patente da almeno 10 anni. Noi ci auguriamo che questo provvedimento introduca norme per favorire comportamenti più sicuri sulla strada. Ci auguriamo anche che stimoli il governo a sostenere le forze dell'ordine nell'incremento dei controlli sulle strade. Ora il testo passa al Senato. Il via libera definitivo potrebbe arrivare prima della pausa estiva. E slitta martedì prossimo l'esame del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche in Commissione Giustizia alla Camera. Il governo infatti ha chiesto tempo per esaminare i 600 emendamenti presentati, una pausa di riflessione considerata utile per valutare la possibilità di accogliere anche alcune proposte di modifica dell'opposizione. Il punto sui lavori con Caterina Fogliaroli. Ancora tempo per riflettere, lo chiede il governo, lo concede la Presidente della Commissione Buongiorno che fissa la ripresa dell'esame delle intercettazioni per martedì, giorno in cui arriveranno i pareri del governo e si inizierà a votare. I gruppi hanno espresso tutti unanimemente parere favorevole, per cui la mia decisione di concedere quest'ulteriore termine mi sembra
conseguenziale, quindi credo che sia utile a tutti riflettere su questo testo e vedere di migliorarlo. 600 emendamenti sono tanti da esaminare, spiega il sottosegretario Caliendo. Sentirò anche il ministro Alfano. Alcuni, annuncia, sono valutabili positivamente. Tra questi, dicono i democratici, ce ne sono anche delle opposizioni. Il governo ha rappresentato la possibilità anche di valutare positivamente alcuni degli emendamenti dell'opposizione. Noi su questo punto, quindi, se questo tempo serve per riflettere positivamente su questo provvedimento e modificarlo radicalmente, per noi è un tempo positivamente impiegato. Se passeranno alcune nostre proposte e si sbilancia la democratica, unite a quelle del PDL e della relatrice, allora davvero il provvedimento sarà modificato radicalmente. Versione che non appassiona l'UDC, ferma nel chiedere più tempo per la discussione. Noi crediamo che questa richiesta di tempo sia soprattutto per dirimere le controversie interne alla maggioranza e i diversi atteggiamenti della maggioranza su questa legge. E se per Di Pietro questa pausa è inutile perché il provvedimento va ritirato, la maggioranza guarda la possibilità di arrivare ad una convergenza ma chiede un impegno da parte di tutti. Penso che sia un atteggiamento molto responsabile, un atteggiamento che va proprio nella direzione di trovare un'intesa su questo testo, un testo molto importante, un testo di cui c'è assoluta necessità nel nostro Paese. Auspichiamo che però anche l'opposizione sia responsabile, ritirando tutti gli emendamenti ostruzionistici. Non c'è dubbio, mettono gli esponenti del PDL, che questi 5 giorni serviranno anche a raccordare i 5 emendamenti della Buongiorno, rappresentativi delle richieste finiane, con i 6 del PDL. Le proposte, dicono Caliendo e Costa, sono assolutamente compatibili. Arriveremo ad una sintesi. Ed ora parliamo di trasporto su rotaia, perché in mattinata l'Aula della Camera ha approvato una mozione unitaria per il potenziamento della rete ferroviaria e del materiale rotabile. Più treni, chiedono i parlamentari di tutti i gruppi, sia per un servizio adeguato alle esigenze dei pendolari, sia per il trasporto delle merci. Maria Luisa Bisogni. Più treni per i pendolari, ma anche investimenti finalizzati al trasporto su rotaia delle merci. Richieste di tutti i gruppi parlamentari espresse in una mozione approvata all'unanimità dall'Aula della Camera. Difendere le fasce meno abbienti dal caro benzina e proteggere l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, gli obiettivi bipartisan. Attualmente, è emerso nel corso del dibattito, l'80% di chi lavora lontano da casa utilizza la propria auto per mancanza di collegamenti ferroviari. Più risorse soprattutto per i treni per i pendolari. In Italia i pendolari sono 13 milioni, sono cresciuti del 35% negli ultimi anni. Trasportare le merci su rotaie costa ed inquina meno che su gomma. Eppure da noi, è stato detto in aula, si utilizzano treni solo nell'8% dei casi, contro la media europea del 17%. Abbiamo chiesto un'attenzione particolare sul trasporto delle merci. Il trasporto delle merci su ferro è molto meno costoso sia in termini di risorse energetiche utilizzate, sia in termini di incidentalità, quindi di costi sociali. Qualità e sicurezza, le parole d'ordine di maggioranza e opposizione, che passano anche per il potenziamento della viabilità ferroviaria al sud, di quella ad alta velocità e dei corridoi transnazionali previsti dalla Comunità Europea per agevolare i collegamenti tra i Paesi membri. Tutti concordi, più risorse ma pure più senso di responsabilità da parte di chi gestisce e apertura alle opportunità offerte dalla privatizzazione di alcune tratte. Bene, con questo per oggi dal Parlamento è tutto. Prossimo appuntamento con il nostro TG domani mattina alle 7.30 circa su Rai 1. Vi ricordo anche alle 9.30 su Rai 3 la diretta dal Senato, a cura di Rai Parlamento, delle dichiarazioni di voto sulla fiducia chiesta dal Governo sulla manovra economica. Per ora grazie dell'attenzione e buonanotte a tutti.